Cresce l'incubo fentanile in Europa e in Italia, con il Ministero della Salute italiano che prova a prevenire le tragiche conseguenze derivanti dall'assunzione del farmaco appiaceo impiegato nella terapia del dolore e che in America si è trasformato in una droga dal potenziale letale. Francesco Vaia, direttore generale della prevenzione, ha messo nero su bianco che è scattata l'allerta di grado 3, ovvero il livello massimo che fa partire il potenziamento delle misure di protezione dei preparati farmaceutici a base di fentanyl e i suoi derivati. In sostanza, bisogna porre in essere tutti gli sforzi atti a ridurre al minimo il rischio che quei farmaci escano dal circuito sanitario per essere invece smerciati nello sterminato sottobosco della droga. Secondo Avvenire, si è registrato un aumento di furti di farmaci che lo contengono e di conseguenza le forze dell'ordine sono state invitate ad alzare l'allerta, così come ospedali e servizi d'ambulanza sono stati invitati a dotarsi di naloxone, l'antidoto che si somministra in caso di overdose da fentanyl. Il documento è stato diramato dalle regioni al Dipartimento delle Politiche Antidroga e al Comando dei Carabinieri per la tutela della salute. La situazione in Europa, dove al momento la portata del fenomeno resta illimitata. Nel 2021, stando ai dati citati nella nota, sono stati segnalati 137 decessi associati al fentanyl, di cui 88 nella sola Germania.